Appassionati di gossip e TV, bentornati nel mio canale. Nuova puntata di Ultima Fermata, il nuovo programma condotto da Simona Ventura. Tra le storie di questa sera, quella di Luca e Stefania. Lui l'ha tradita ed ora lei non si fida più e lo controlla a vista. È lui che la porta a Ultima Fermata perché vuole che cambi. Luca ha 36 anni, ma se ne sente 24-25 al massimo, un ragazzino. I ciechi ti danno 38 anni, devono essere completamente ciechi, no vabbè. La moglie non vuole che usi la Porsche in quanto la usa per fare il piacione in giro con le ragazze. Gli viene permesso di prenderla solo per accompagnare lei da qualche parte, altrimenti furgone. Caro Luca, voglio vedere come fai il piacione col furgone. Carta alle ragazze dicendo io c'ho il Porsche, vai a dire io c'ho il furgone. Ecco appunto. La produzione gli dà la possibilità di usare la Porsche per fare un'uscita. Stefania, l'unica cosa che rischia davvero di venire rimorchiata è la Porsche se non ti riprendi le chiavi. Altro che Porsche, a piedi deve andare. Dopo la prova miseramente fallita dell'uscita in macchina, Stefania e la produzione lo obbligano a cambiare auto. Lui userà la Panda e lei la Porsche per andare a fare un aperitivo. Guidato. Ah, guidato. Mi vergogno. Ma va Luca, guarda che bellina la Panda, poi è molto più facile da parcheggiare che ieri hai fatto abbastanza danni. Stefania non vuole passare per pazza, si avvale dell'aiuto della giuria di qualità come a Sanremo, invita infatti degli sconosciuti per mostrare loro i video di Luca e sentire che ne pensano. Tutti d'accordo sul fatto che sia simpatico, ma che si stia comportando come un quindicenne rapato. E prima del confronto finale si concede anche una serata in discoteca. Per Stefania è troppo, non ha più intenzione di farsi andare bene i comportamenti di Luca. Non vuole accanto a sé un uomo con la patata sempre in testa. Stefania invece decide di provare a farlo ingelosire scegliendo degli abiti provocanti per una serata danzante. E ovviamente funziona. Ma tu te lo sogni un altro come me, ma... Gli uomini sono creature semplici e Luca si innervosisce vedendo i ragazzi che ballano con la moglie. Ti tirerà i mozzichi alle dita, al braccio e alle gambe. Però, per sapere se Stefania si tirerà i mozzichi in ogni dove, dovremo aspettare la prossima settimana. Secondo voi si lasceranno o resteranno insieme? Fatemelo sapere nei commenti e se vi va iscrivetevi al mio canale. Al prossimo video, ciao!